Oscar TV 2011 a Chiambretti Night. Piero Chiambretti. Grazie Piero. Buonasera. Che piacere essere qui al, non al festival, ma al teatro Ariston, dove sono stato tanti anni. Qui si ferma un po' il tempo quando si viene. In prima fila c'è ancora Del Noce, come fosse vivo. È bellissimo ritrovare. L'ultima volta qui era nel 2008 e non è cambiato quasi nulla. Bellissima anche l'accoglienza qui di Lampedusa, ai nostri amici sulla sinistra. Ed è per me molto importante ricevere questo premio, anche a nome della mia squadra. E proprio per questo motivo, Fabrizio, ho voluto con me un'eccellenza di questo paese, un concertista internazionale. Vorrei un applauso per il maestro Bacchetti. Il maestro Bacchetti. Buonasera, maestro. Suona in tutto il mondo, è appena tornato da Spotorno, dove è rimasto imbottigliato sull'autostrada e oggi non ha fatto le prove. No, non le ha fatte. Però in compenso mi cercava oggi in albergo, ma è finito nella stanza dell'Expo. Si ricorda? Sì, c'è stato un piccolo quiproquo. Con i portieri. Allora, io l'ho fatto venire qui con me. Ecco, non devi ridere, hai la frizzite, ride senza motivo. Ha dato la colpa ai portieri. Ecco, io sono venuto qua unicamente per dimostrare che il dottor Bacchetti ha molti punti in comune con il dottor Frizzi. E il primo è che suo fratello è compositore. Ah, certo. Esatto, certo. E lei è quasi compositore, no? Sì, ho studiato composizione. Ha studiato composizione. Assolutamente, ecco, sì. Ecco, il secondo motivo è che per la prima volta entrambi calcate questo palcoscenico. È la prima volta, no? No, in realtà io sono già stato a Sanremo tante volte. Sì, vabbè, in Colonia, dico, ma qui voglio dire, quando non sarà ancora stato, no? La prima volta. No, io sono stato al Teatro dell'Opera del Casinò, che è qua di fronte. Ma chi se ne frega? Dove fanno la musica colta. La musica colta, perché qui cosa si fa, schifezze? No, fanno la musica leggera. Musica leggera. Guarda che c'è Mazzi e Mazza. Va bene, comunque, allora, la cosa più importante però, che qualcuno non ci crederà, ma è vero, che specialmente lui l'abbiamo visto, entrambi hanno lavorato davanti al Presidente della Repubblica. Lui per celebrare i 150 anni di Vespa e Baudo, lei invece per... Io per i concerti del Quirinale alla domenica mattina in diretta su Radio 3, l'ultima volta a novembre. Ecco, che cosa ha suonato per il Presidente Napolitano? Ho suonato la toccata in Mi minore di Bach, la suite francese in Sol, due corali di Bach Busoni, eccetera. Vabbè, sono un jukebox. Allora, lei che conosce Frizzi? Beh, certamente l'ho visto alla televisione, però una volta ci siamo incontrati all'aeroporto. Si ricorda che l'ho fermata? Ah sì? Sì. E mi ricordavo che aveva gli occhiali. Ecco. E quindi era molto tempo fa. Ecco, era perché lui si è operato, no? Da quanto è che due anni? Dal 2002. Dal 2002. Lui prima non vedeva niente, ha inseguito per mesi Marzullo pensando che fosse la Carlucci. Sempre così dietro, continuamente. Volevo ricordare al pubblico che si fosse sintonizzato in questo momento su Rai 1 che la voce del maestro è la sua, cioè è proprio la sua. Non è doppiato. No, lei comunque ha doppiato dei cartoni animati, sì. Uno, quello sceriffo... Ho doppiato Woody di Toy Story. Certo. Potrebbe doppiare anche lui poi dopo nei Neri, eventualmente. Va bene. Ecco, va che bene. Cosa sa ancora di Frizzi? Perché Frizzi ha prodotto almeno 2800 ore di televisione senza ancora condurre neanche un festival di Sanremo. Prima della fine del mondo, lo farà sto festival o no? C'è tempo, c'è tempo. Mica tanto, Gabriele, c'è mica tempo. Tanto. Deve correre. Ha ragione, capito? Se quello è il limite. Il limite è anche sto quello. A rischio, sto perché a lei rischio. Veramente merita di presentare il festival la ringrazio. Di Sanremo. A proposito di Sanremo, perché Santoro non viene mai premiato a Sanremo? Cos'è un conflitto di santi? Cos'è il motivo? Qual è il motivo? È che lo chiede a me, che non lo so, io Santoro io non decido io degli ascolti li fa. Però non viene mai premiato. E si vede che non c'è stato, non lo so, adesso poi magari lo chiediamo a chi ha votato. E lo chiediamo. Senta, altre cose sul presidente qui? Ma mi ricordo che, perché mia madre vede Forum, lei è il marito della signora. Ecco, era, lei si è fermata diciamo a qualche anno addietro, sì, ne facciamo io... il Forum dopo, questa non doveva dirla. Ecco, lui è nato il 5 febbraio del 1958, è il figlio di Daniele Piombi ed è, come dire, un ragazzo per bene, un ragazzo veramente straordinario.
Eh? O no? Sì, come no, sì, spero. Si ricorda dire, neanche un programma che ha fatto, si ricorda? Ma il primo, per esempio, no, assolutamente che no. Era dedicato a Magalli, si chiamava Il Barattolo. Se lo ricorda? Zero completo, zero. È stato il primo TV dei ragazzi. Niente. Vabbè, allora senta, se mi permette, Frizzi, sì, e il pubblico credo che capirà il momento, anche perché su questo palcoscenico c'è stata anche della musica colta, io chiederei al maestro, lei maestro, quante composizioni, quanti musicisti, quanti compositori conosce che lei fa solitamente in concerto? Beh, il repertorio copre circa mille brani, divisi in tutti i compositori. Sì, questa sera non li facciamo tutti, no, direi. Però sì, se lei ci potesse così far gioire, abbiamo già sistemato il pianoforte. Un assaggino. La polacca in sol maggiore. La polacca. Una danza. Ah, pensavo un escort. No. Va bene, allora vada dritto. Grazie. Allora, sì. Per il pubblico colto. Un assaggio del maestro Bacchetti. Cos'è Bach questo? Bach, la polacca Bach. In sol maggiore dalle variazioni di Goldberg. Grazie, prego. Grazie maestro, grazie, no, se no la fa tutta, grazie, straordinario, questa cattivo. Il maestro la faceva già ai Bunga Bunga di Bach. A proposito, visti i tempi, dal Bunga siamo passati al Bunker, ma a proposito, visto che il gossip è sempre al centro dell'interesse dei telespettatori, qual è stata la sua prima volta, Frizzi? Ma chi c'entra adesso? Beh, no, scusi, giusto per avere, come dire, per alzare l'ascolto, il primo bacio gliel'ha dato a 15 anni a Riccione, una romana, mentre invece la prima volta è stata a 19, o no? 18. Ma chi c'entra? Che no, è giusto per chiedere anche al maestro, maestro, lei qual è stata la prima volta? Quando l'ha sognata la prima volta? Io sono musicista colto e concertista. Non... Sì, lei lavora solo con le mani. Allora io direi di chiudere. Senta, facciamo una cosa. Visto che il tempo corre e spinge la pubblicità, sì. Non si sa perché, hanno parlato tutti. No, appunto, lei ha appena avuto la patente da Gianni come cantante. Sì. Abbiamo la macchina, che è il pianoforte. Vogliamo fare un pezzetto rapido, con un grande pianista e una grande voce della canzone italiana? Mi sta mettendo in mezzo, Gambretti. No, ecco, chiediamo al maestro. Facciamo Moon River. Come? Moon River. No, Moon River ci fa schifo. Allora, la sceglie lui la canzone. Sì, ma azzurro. Il cielo in una stanza. Facciamo azzurro. Ah, no, è volgare. Ma che volgare? Come volgare? Di Paolo Conte. No, scusa, allora, le dica un'altra. Acqua azzurra, acqua chiara? Acqua azzurra, acqua chiara. Ma facciamo una cosa. Dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità continuiamo. A tra poco. Grazie, scusate. Di Sanremo con Piero Gambretti e Fabrizio Frizzi e il maestro. Bentornati telespettatori di Rai 1 a questa edizione degli Oscar della televisione insieme a Fabrizio Frizzi e il maestro Bacchetti, oltre al sottoscritto. Durante il blocco pubblicitario abbiamo cercato una canzone che potesse mettere d'accordo entrambi, ma lui conosce mille pezzi, diciamo, della musica alta del passato, ma neanche uno contemporaneo. Vorrei fare ancora almeno due tentativi. Sì. Proviamo, un titolo proviamo qualunque. Con uno su mille ce la fa. Quella no, l'avete fatta prima. Ah, quindi, sì, vabbè, sì, ma cosa vuol dire? Lei le butta via tutte così. Ma no, facendo. Facciamo Gershwin. Ma basta Gershwin. Allora facciamo un'altra. Gershwin no. Perché senta il conduttore. Fiori rosa, fiori di pesco. Quella la sappiamo tutti. No, io no. Ma perché lei cosa fa tutto il giorno? Anche quella. Io studio Bach, Benedetto Marcello, eccetera. Sì, ma ho capito, ma anche questi sono grandi autori. Hanno fatto grande la musica italiana. Ha ragione. Chiamami ancora amore. Neanche, no. Lucio Dalla la sa? No, Lucio Dalla no. L'ho incontrato una volta all'aeroporto di Bologna. Anche lui. Ma scusi, lei lavora come steward, cioè no. Anziché concertista. Scusi, no. Lei, guarda, le posso dire? No, prego. Mi prendo la responsabilità. Sì. Lei è un cattivo ragazzo, un bad boy. Ecco. Around the bed.
the sack. Swings a thing with a ring-a-ding-ding, and I get wings when I sing. Ragtime, reason and rhyme, I'm the reason you're divine. Rumba, mambo, Latin, samba, the legend has seen. Chiambretti Night, al centro Bill Goodson, ballerino di Michael Jackson, sulla sua sinistra Lucky Moon dal Cirque du Soleil e sulla destra Claire dall'Lido di Parigi. Fantastico. Questo è il regalo che il Chiambretti Night fa mi a Fabrizio. Una bellissima sorpresa, e adesso l'Oscar TV 2011 da consegnare a Piero Chiambretti per Chiambretti Night. Grazie, eccolo. Grazie. Eccolo, ecco. Arriva. Se posso dire, grazie, questo è il mio ottavo in carriera. Posso darli indietro e prendermi Daniele Piombi tutto intero? Perché sarebbe per me molto importante. Lo manderei subito da Gheddafi, tanto piombo più, piombo meno, là se lo aspettano. Bene, grazie ancora. Prima di salutarti, mi hai raccontato prima che stai per avere una grande gioia personale. Fra un mese nasce tua figlia. Sì, diventerò padre, ho fatto un bel format, spero che vada bene per tutti. E è chiaro che sono costretto a cambiare modo di vivere, metterò la testa, diciamo... Finalmente? Beh, diciamo che sarò tutto casa e dalla chiesa. Buonanotte, arrivederci. Piero Chiambretti! Ciao, grazie. E passiamo subito al prossimo...